Il presepe vivente su terra che si svolge e si articola nelle viuzze del Rabato, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Le viuzze antiche, dammosi, ogni anno acquista sempre più importanza l'aspetto invece ecologico, perché noi nel presepe differenziamo il tutto, differenziamo l'umido, differenziamo la plastica, e devo dire che c'è una grossa partecipazione da parte di tutti i visitatori. Una delle cose più importanti è stata che c'è la raccolta differenziata che fanno qua a Sutera e funziona benissimo. Abbiamo degustato i ceci e abbiamo differenziato il tutto, tutto quello che era rimasto da buttare. E Daniele invece, mio figlio, praticamente noi abbiamo degustato il vino, invece lui ha bevuto l'arancia rossa di Sicilia. Questo è molto importante per il bambino, insomma, per fruire bene il presepe. Noi siamo qui con l'Ordine di Malta, in particolare con il CISOM, per accompagnare dei ragazzi di una comunità terapeutica assistita a Villa Giulia di Caltanissetta. Siamo rimasti molto sorpresi piacevolmente del fatto che era una delle mie preoccupazioni, cioè venire alla Putia d'Uveno e trovare il vino, cosa che ovviamente soggetti con problematiche psichiche che prendono farmaci non potrebbero ovviamente assumere. Per cui è stata una bellissima sorpresa per noi trovare l'arancia rossa e quindi avere un'ottima alternativa che vale non soltanto per i bambini ma anche per coloro che non possono bere vino. Penso che sia stata un'ottima opzione per dare la possibilità anche ad altri anche di gustare ovviamente uno dei nostri prodotti tipici fondamentali della Sicilia. Non l'abbiamo pagata, vero? No, assolutamente no, anzi grazie a voi veramente per averci dato questa possibilità. Non solo i bimbi ma anche i grandi hanno chiesto il succo d'arancia, una novità sicuramente apprezzata per chi e per quanti sono già venuti altre volte al presepe, quindi le arance sono appunto una novità. Un po' di succo d'arancia sicuramente è gradito. Il vino no, l'arancia sì, è possibile? No, il vino no, è per i bambini. E infatti io bambino sono. Io anche. Sono due bambini allora, è una grande.